Siamo a Pian di Rose, una frazione del comune di Sant'Ippolito, e oggi si organizza uno spettacolo. Con noi c'è Massimiliano Martini. Sì, ecco, il tentativo di questa sera è far capire che ogni nostra azione quotidiana ha un impatto sull'ecosistema, e quando parliamo di ecosistema intendo le relazioni che legano un po' tutti gli abitanti di questo pianeta, perché non è solo la tutela dell'ambiente ma anche degli animali, degli uomini, e cerchiamo di farlo in maniera divertente, come dire, cercando di coinvolgere il pubblico e rendere popolare alcune informazioni che troppo spesso invece sentiamo soltanto in conferenze, insomma, che magari la gente non partecipa sempre a queste cose perché, un po' perché sono noiose e un po' perché magari non le vengono a conoscenza, forse. Sì, diciamo che è un elemento in più. Proviamo, insomma, Un diverso approccio, bravissimo, con l'arte del teatro, che chiaramente noi come associazione che ho fatto piace, e quindi, ecco, vediamo come risponde la gente, sperando, insomma, di non vedere pomodori, per quanto, insomma, che possono sempre servire, insomma, nel... Beh, non se ne vede gente con i pomodori, però... L'importante è che non siano congelati, per il resto va benissimo, insomma. Va bene. E un riassunto, un pochino, in breve, di quel che possiamo vedere ora nello spettacolo? Sì, diciamo che si alterneranno momenti più seri a, diciamo, battute un po' su anche i nostri consumi quotidiani, quindi prenderemo un po' in giro le pubblicità, come dire, e la musica servirà a coinvolgere e anche a parlare, insomma, di queste tematiche, a dire appunto che anche l'arte in tutte le sue sfaccettature può aiutare a lanciare un messaggio. Quello che faremo principalmente è appunto fare una sorta di simulazione di spese. Abbiamo due scaffali dove abbiamo allestito da un lato prodotti diciamo che distribuiti dalla grande distribuzione, dall'altro invece prodotti che hanno dei contenuti ecologici, quindi biologici ma non solo, insomma, e scopriremo insieme quali sono le differenze, insomma. In modo da far capire alla gente quanto è importante la scelta che poi loro fanno al supermercato di un prodotto piuttosto che di un altro. Assolutamente sì, sono situazioni, insomma, che dovremmo trovare domani nella quotidianità, quindi nulla di fantascientifico, insomma, e far capire fondamentalmente, a partire appunto dall'acqua, visto che siamo qua noi in occasione anche della recente inaugurazione della fontanella, far capire che acquistare acqua minerale in bottiglia è impattante sia per noi che per l'ecosistema. Infatti dirò che una mia amica è riuscita a combattere la cellulite con queste fantastiche che acque minerali in bottiglia, però ne beve da 18-20 litri al giorno e abita al settimo piano, quindi a forza di portare avanti e indietro, insomma, queste casse d'acqua è riuscita a combattere, ma solo così si riesce, altrimenti è un'acqua come un'altra, come quella del nostro rubinetto o quella ancora fresca e anche gassata delle fontanelle. Ovvio che poi quella che si compra non si sa nemmeno se è poi così controllata come quella che dà l'acquedotto. Sì, tra l'altro basta vedere, non so se avete visto Reinhold Messner nella sua pubblicità, gli effetti un po' potrebbero essere quelli, insomma. Okay. E senti, l'associazione Ecofatto, vi troviamo su internet? Allora, abbiamo creato un blog, purtroppo stiamo cercando di trovare risorse per poter implementare, insomma, e diciamo che ci appoggiamo un po' a Facebook perché noi siamo tutti giovani, esclusi chiaramente i presenti, e quindi utilizziamo questo social network per cercare di diffondere un po' le nostre notizie e i nostri spettacoli, insomma. Va bene, intanto ci auguriamo di vedere un bellissimo spettacolo. Io e di fare un buon lavoro a voi. Noi ci proviamo e vi ringrazio, insomma. Grazie mille. Grazie. Finalmente è domenica e mi voglio riposare, perché sta settimana so proprio cot. Oh, mi sono fatto un culo come un'ora not. Ma non fa tempo di questa sì che è vita, che da distante vedo mi muoio tutta armulita, cammina fitte, tutta presa, e ti orecchi murla, dai alzati, ci ma fa la spesa. Allora, i dica brut mus, ma dove sei oggi che è tutto chiuso? Quando sei a dietro, anche i muri san, oggi è aperta anche lo shan. L'avrei presa e buttata dal terrazzo, ma zit mi sono cambiato perché io a casa mia e incontro un cazzo. Ma le disgrazie non vengono mai sol, anche la socera ne via vol. E allora monta in macchina senza saper cosa andare ad acquistare. Di sicuro consumeremo un po' di benzina e date una mano ad inquinare.
Ma cari mia, Adani ancora al pecci. Mezz'ora defila sol bel parcheggi. La mogliettina c'è un posto là. La mia cara suocera è tra distanti. I ve giuro oggi o l'inferno di Venzanti. Una volta scesi, po, che macel, a ruspon come i cinghiei per trovare euro per il carel. Poi entrando tutti grondanti dal sutur, dentro un fred che mi socera momenti mor. Zitto zitto pensate, almeno un merit mastagita l'avevano trovato. Non appena lì a Sarpia, cur pur dentro fa la spesa. Tocca fa cagnara per trovare un varc. Pareva adesso l'autoscontro del Luna Park. All'inizio tutti alla ricerca dell'offerta del giorno, ma dopo 5 minuti si innesca un meccanismo di acquisti stupidi senza ritorno. Dove c'è qualcosa di conveniente, la gente è poca. Ma dove c'è una stupidaggine, tutti mali piccati, un po' con brutto il can maloca. Oh, stupende queste scarpe senza suola. Guarda belli questi occhiali senza lenti. Vi giuro, una collezione di oggetti. Tra tutta sta confusione, avevo perso la socera. Oh, mi sono distratto. Adeva sapere che fine ha fatto. Dalla gioia io già gongol, ma la fortuna oggi non m'assiste ed è la sgapè da dietro all'angolo. Avevo in mano un mazzo di fiori dal gambo piumato. Da distante pareva mistra un pavone e storo seduto. Insomma, gira che te gira, siamo arrivati alla fine. E naturalmente il carrello era pieno. Dopo un'altra oretta prima sceglia e poi fa la fila alle casse, arriva il conte, ma a me, a momenti mi piancolassi. Cledon sa tutta che roba contorno contento, invece piangeva perché te il portafoglio e non c'era più niente. Mentre caricava la macchina di tutti sti serpenti, io già vedeva ma che il caso del signor Rochan che rideva 35 denti. Se la domenica tiene la bottega aperta lui, guadagna 1 milione. Se la tengo aperta lì, fa la figura del coglione. E la gioia di aver comprato tutte ste cose è durata appena mezz'ora, il tempo di far ritorno nella nostra dimora. Resta soltanto tanta amarezza per non aver riposato e per aver riempito la casa di tanta mondezza. La morale sapete qual è? Compra di meno e compra meglio, così starai bene te, l'ambiente e pure il portafoglio. E se la moglie ti rompe ancora i maroni? Oh, sarà pure un motivo se sta riempito i ricchioni.